Movimento 5 Stelle, se è vero che non ha mai amministrato Roma, ha amministrato altre città. E tutti gli amministratori delle città più grosse del Movimento 5 Stelle non hanno fatto fuochi d'artificio, non sono diventati un simbolo, anzi mi viene in mente Pizzarotti, che ha fatto una campagna elettorale intera con Beppe Grillo vicino a lui al suo fianco dicendo: l'inceneritore non lo apriremo, altrimenti chissà cosa succede. L'inceneritore è stato aperto, ma l'idea, che io non condivido, di non aprire l'inceneritore probabilmente poteva essere buona, ma alla prova dei fatti molto spesso si schiantano alcune utopie del Movimento 5 Stelle. Guardi, la prova dei fatti è che in alcune città, per esempio pensiamo a Pomezia, i conti sono stati risanati in 2 anni, sono passati da una perdita netta di meno 7 milioni a un avanzo di 4 milioni, in 2 anni, semplicemente amministrando bene. E Fucci ha detto: basta non rubare. Ecco infatti cosa hanno già avuto modo di comunicare i segretari Stefano Mengozzi e Danilo Risi del PD di Pomezia. Tutta Italia è convinta che la città di Pomezia sia riuscita a raggiungere 4 milioni di avanzo di bilancio. L'avanzo vantato dai 5 Stelle, a partire dal suo capo, fino ad arrivare ai consiglieri comunali, passando per lo statista Di Battista e il napoleonico Fucci, altro non è che un enorme inganno. Fucci, continuano Mengozzi e Risi, ha approvato il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2014 con un avanzo di 4 milioni di euro, stando alle sue fantasiose convinzioni, salvo poi doversi ricredere nemmeno un giorno dopo, ovvero quel 1 gennaio 2015 a cui si riferisce proprio la delibera numero 103. Con quest'ultima, infatti, la giunta è costretta ad effettuare un riaccertamento straordinario dei residui all'1 gennaio 2015, in ottemperanza dell'articolo 3,7, decreto legislativo numero 118/2011, variazione di bilanci, dimezzando l'avanzo tanto osannato. Delle due l'una: o mentre festeggiavamo l'arrivo del 2015 qualcuno ha fatto sparire 2 milioni di euro, oppure questi non sono mai esistiti. Tuttavia, anche sugli ulteriori 2 milioni di avanzo abbiamo delle grosse riserve. Non dobbiamo dimenticare, sostengono Mengozzi e Risi, che questa amministrazione ha usufruito di 80 milioni di euro concessi in prestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, cifra che ha permesso di abbattere qualche passività regressa. In parole povere, cari cittadini, non abbiamo 4 milioni di euro in cassa. Né li abbiamo risparmiati grazie alla gestione di questa amministrazione, che addirittura si vanta di averli spesi investendo in opere pubbliche compiute dalla precedente amministrazione. Quello che abbiamo, invece, è una enorme presa in giro. Il sindaco di Quarto, ve la ricorderete, ne abbiamo parlato qua, in fondo non ha fatto nulla. Non ha denunciato. Lei non ha denunciato una situazione di corruzione che stava avvenendo davanti ai suoi occhi. Il sindaco di Quarto informai delle pressioni, i vertici dei 5 Stelle accusa sono scappati davanti alla camorra. Sul blog di Beppe Grillo appare un comunicato con cui si chiedono le mie dimissioni, ufficialmente. Ufficialmente perché sono accusata di omessa denuncia. Da chi? Dalla magistratura? No, ovviamente. Dal movimento. Anzi, dal direttorio. Omessa denuncia di una situazione di cui lo stesso direttorio era a conoscenza. Fino al nuovo cambio di versione delle motivazioni dell'espulsione, di cui vengo a conoscenza però solo dinanzi alla Commissione Antimafia, in cui mi viene detto che anche un solo voto della Camorra è fondamentale per chiedere le dimissioni, quindi non è l'omessa denuncia. Sì, mi sono sentita abbandonata dal Movimento 5 Stelle, ma io credo che tutti i cittadini di Quarto si siano sentiti abbandonati. È una sconfitta politica per il Movimento ed è una vittoria della Camorra sul territorio, entrambi. Tu sei il Movimento, Rosa! Non grillo è Casaleggio! Non ti dimettere! Tu sei il Movimento, Rosa! Non grillo è Casaleggio! Non decidono! Tu sei il Movimento, non Roberto Fico! Non ci dimettere! Rosa, tu sei il Movimento! Non Roberto Fico! O Casaleggio! O Luigi Di Maio!